dal libro della Sapienza. Gli empi dicono fra loro sragionando: la nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo di il soffio nelle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile, inebriamoci di vino squisito e di profumi. Nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza. Lasciamo dovunque i segni della nostra gioia, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Spadroneggiamo sul giusto povero, non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per le canizie ricca d'anni del vecchio. La nostra forza sia regola della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Tentiamo insidia al giusto, perché c'è l'intralcio, l'imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. La pensano così, ma si sbagliano. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i segreti di Dio, non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Stiamo meditando sul libro della Sapienza e penso che questa sera possiamo tutti quanti cogliere anche la profondità di pensieri e di suggestioni che questo libro offre. Questo libro è stato scritto millenni fa, eppure se facciamo attenzione in quello che abbiamo letto troviamo purtroppo un ritratto vivo e reale di come tanti nostri fratelli e sorelle, pur forse senza teorizzare un pensiero di questo genere, però di fatto praticamente vivono. La follia degli empi, in termini contemporanei, è descritta con un termine filosofico che è il nichilismo. Non esiste nulla di eterno, nulla di oggettivamente vero, nulla di oggettivamente buono. Esiste una vita che è breve, è triste e esiste dinanzi a questo la necessità, l'urgenza di godere il più possibile tutti i benefici che la vita terrena offre. Ci sono delle espressioni che sono veramente significative ed emblematiche. Quante volte abbiamo sentito dire: ma che ci sarà dopo la morte? Io non ho mai visto nessuno che è tornato dal cimitero. Abbiamo sentito: quando l'uomo muore non c'è rimedio e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Quante volte si sente dire: ma siamo nati per caso, siamo stati in un incontro casuale di qualche cenno, insomma.
quando saremo morti, a meno che qualcuno non ci vuole male, che bisogna pure avere paura che ci nuoccia dopo la morte, massimo che succede saremo dimenticati. Il corpo diventerà cenere, purtroppo sappiamo che molti nostri fratelli e sorelle, anche credenti, il corpo lo fanno diventare cenere prima del tempo, non avendo la consapevolezza, insomma, l'adeguata formazione di quello che noi, figli di Dio, pensiamo della dignità del corpo umano anche dopo la morte, e che è stata sempre vissuta e praticata dai cristiani, cimiteri, ce li siamo inventati noi, perché i pagani, i romani non conoscevano i cimiteri. Il riguardo anche dovuto al corpo di un figlio di Dio, il corpo che è stato battezzato, il corpo che nella vita terrena è stato l'ospite con la O maiuscola dell'anima, ma anche l'ospite della grazia, dello Spirito Santo. Il corpo di un credente è diventato una sola carne tante volte con l'Eucaristia, no? Quindi lo si lascia alla terra. Tra l'altro, come sappiamo, nemmeno tutti i corpi si corrompono, qualche santo è anche rimasto incorrotto, insomma, questi pegni che dà il Signore della gloria futura dei nostri corpi, no? Per cui, comunque, a parte questo, insomma, molti pensano che passata la morte, ecco, sia che lo si bruci subito, sia che lo si lasci decomporre nel tempo, comunque il corpo diventa cenere e è finito tutto. Ecco, quindi questo pensano in molti, e purtroppo in molti anche battezzati, che di fatto, come tanti pontefici a partire da San Giovanni Paolo II in poi, non hanno mancato di rilevare, vivono una sorta di ateismo pratico. Ecco, quindi teoricamente no, quindi sono battezzati, diciamo che si sentono cristiani, rispettano, quando addirittura in alcune circostanze addirittura stimano la Chiesa, sono anche presenti in qualche circostanza, ma di fatto, cioè proprio i contenuti fondamentali della nostra fede cattolica non ci sono in quelle anime, che di fatto vivono con un pensiero non troppo lontano, certamente non proprio così grossolano in alcuni passaggi delle parole che abbiamo ascoltato, però in alcuni punti proprio non molto lontano da questo, no? E quindi cosa fanno? La vita consiste nel godimento dei beni presenti. Ci sono stati anche movimenti filosofici nel corso della storia, movimenti nella letteratura, letterari, alcuni poeti, decadentisti, futuristi o altro, insomma, ecco, che hanno sbandierato i 420, quindi il mito dell'eterna giovinezza, ecco, della sfrenatezza, ecco, del godimento, tutti quelli che sono i beni della vita che si fugge e che ci sfugge, perché è appunto legata all'attimo presente, che è anche un attimo fuggente e sfuggente, quindi deve essere il più possibile goduto. Nessuno manca la nostra temperanza, lasciamo esibire la nostra gioia, e in alcune circostanze, con le forme peggiori, arrivano anche i soprusi, quindi spadroneggiamo sul povero. Nessun riguardo per la carizia di cadani del vecchio. Oggi questo è un problema, perché le persone anziane non sono tanto rispettate e venerate come si dovrebbe, a volte anche nelle stesse famiglie di provenienza. A volte la forza è regola della giustizia, e poi gli empi, sia quelli coscienti sia quelli incoscienti, hanno sempre un pallino, ecco, di prendersela con chi è giusto, perché chi è giusto semplicemente per il fatto di esserci, a prescindere da quello che dice, ma solo presenza, dà fastidio, perché diventa una accusa vivente, anche se spesso tacita, alla cattiveria delle loro azioni. E quindi lo sentiremo anche il giovedì prossimo, insomma, quando c'è il seguito di questo primo capitolo, che sembra davvero brevissimo.
fatto il nostro Signore Gesù Cristo in occasione della sua passione, e a volte incruteliscono contro il giusto. Ecco, il Libro della Sapienza sentenzia lapidariamente, la pensano così, ma si sbagliano. Non conoscono i segreti di Dio e soprattutto non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. Ecco, noi adesso nel silenzio, certamente, ecco, mi ripeto, il pensiero degli empi raggiunge delle punte grossolane che sicuramente sono lontane, ecco, dalle anime fondamentalmente buone. Però davanti a Gesù, tutti, anche io, dobbiamo veramente chiederci, lo meditavamo anche durante la Santa Messa di oggi, no? Qual è il senso che ho dato alla mia vita? Cioè, se ci credo veramente che la felicità non è godersi il più possibile tutti i beni immaginabili, fuggendo nel dolore perché la vita passa e vado verso un destino oscuro che non si sa bene cosa c'è dopo. Noi abbiamo bisogno di una fede formata, di una fede solida, stabile, ferma, convinta, soprattutto interiorizzata. È fondamentale nel processo di, non soltanto di crescita, ma anche proprio di presa in mano matura della propria vita, confrontarsi con la fede e dire a Gesù, ma dire anche a se stessi, ci credi veramente o non ci credi? Perché ogni volta che c'è qualche comportamento, qualche cosa che non funziona, alla base c'è sempre un problema di fede. Perché se credessimo profondamente in tante cose, certamente ci regoleremmo differentemente da come in tante circostanze ci regoliamo. Pascal diceva che la fede è una scommessa. Beh, cioè, è una frase un pochino a effetto, però il problema è questo qui: chi si sbaglia? Si sbagliano gli empi che la pensano nel modo che abbiamo ascoltato, o si sbagliano i pii, i credenti, che pensano in maniera diametralmente opposta. Si possono rileggere le parole che abbiamo ascoltato, basta fare il contrario, si può fare un esempio, no? Gli empi dicono la nostra vita è breve e triste. No, la nostra vita non è breve, è breve la vita del re, la nostra vita è eterna e non è triste, ma è gioiosa qui e felice dopo, se la viviamo in un certo modo. Non c'è rimedio quando l'uomo muore. Come non c'è rimedio quando l'uomo muore? Il rimedio ce l'ha già dato nostro Signore sulla croce. Non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Ce l'abbiamo davanti agli occhi questa sera, che ci libera dagli inferi e dal potere della morte, no? Quindi tutto quello che abbiamo, siamo nati per caso. La fede ci dice che noi non siamo affatto nati per caso, ma siamo nati per un atto di volontà di Dio. E non è un caso che siamo nati in questa epoca storica, come ai tempi di Giulio Cesare, ai tempi di Alessandro Magno, di chi volete. E dopo saremo come se non fossimo stati, ma non esiste, perché la nostra anima è mortale. Una volta che noi abbiamo cominciato ad essere, noi saremo per sempre. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. La morte corporale non è altro che il distacco dell'anima da un corpo che diventa cadavere a causa del peccato, ma tutto qui, non è niente più di questo, d'accordo? Niente più di questo. Il corpo diventerà cenere, forse, ecco, siamo manco tanto sicuri, ma il corpo risorgerà più bello di ora, d'accordo? E lo spirito non si dissipa come aria leggera, lo spirito si presenta al trono di Dio per ricevere la ricompensa delle opere compiute, dice San Paolo, il bene e il male, e così via, no? Allora, il discorso è molto semplice: uno dei due si sbaglia, o si sbaglia l'empio o si sbaglia il pio. Ecco in che senso la vedo una scommessa. Non io da che parte voglio stare, e la nostra scelta qui deve essere decisa. Isaia diceva
ai suoi contemporanei, fino a quando zoppicherete da entrambi i piedi, dice: se il Signore è Dio, servitelo. Se Dio è Baal, Baal era il nome di un demone, è il nome di un demone, quindi è l'emblema del mondo senza Dio, servite lui, d'accordo? Ma non stare mezzo mezzo, che stai un po' di qua e un po' di là, che ci credi e non ci credi. Ecco, questo è importante per ciascuno di noi, farlo davanti a Gesù, anche ripercorrendo le cose che abbiamo letto e meditato insieme. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento.